Sono qui oggi per dare un annuncio importante. Questa amministrazione ha finalmente sbloccato l'annosa vicenda del salario accessorio che riguarda oltre 23.000 dipendenti capitolini. Oggi in giunta siamo pronti finalmente ad andare in delibera e disporremo il pagamento a partire dal mese di novembre. Siamo tra i primi in Italia ad aver affrontato questo problema e averlo risolto senza mettere le mani nelle tasche dei dipendenti. E anzi, restituiremo loro i compensi legittimamente erogati. Nella prossima busta paga, a fine novembre, i dipendenti del Campidoglio riceveranno infatti la ormai famigerata quota B del salario accessorio per l'anno 2015. L'erogazione continuerà ad essere garantita per il futuro da Roma Capitale. Inoltre, apriremo nuovamente un tavolo di contrattazione con i sindacati per superare l'atto unilaterale e per ricominciare una stagione di contrattazione collettiva che riconosca appieno i diritti dei lavoratori. Sia chiaro, la nuova contrattazione non dovrà portare a un ritorno ai vecchi principi in base ai quali i salari venivano erogati a pioggia. Noi dobbiamo cambiare pagina, dobbiamo invece migliorare ed efficientare la macchina e riconoscere i premi in base a un valore di produttività reale. Mentre le precedenti amministrazioni si sono limitate a fare annunci e promesse, noi da 4 mesi abbiamo iniziato a lavorare in maniera serrata a questo tema e siamo qui oggi a rivendicare questo importante risultato. Abbiamo utilizzato gli strumenti giuridici che la legge ci mette a disposizione dopo averne verificato l'applicabilità e confrontandoci, come sapete, anche con il governo. Il piano realizzato recupera le somme contestate dal MEF mediante le economie di gestione che sono state ricavate da Roma Capitale negli ultimi anni. In altre parole, i pagamenti considerati indebiti vengono recuperati con risparmi di spesa strutturati già presenti e già effettuati dal Campidoglio. Non ci saranno quindi decurtazioni all'interno degli stipendi dei dipendenti capitolini e non ci sarà alcun riflesso sul bilancio. Roma continuerà quindi a perseguire una maggiore efficienza, riconoscendo con trasparenza il valore del lavoro dei suoi dipendenti. Ai cittadini romani servono servizi degni di una capitale e i lavoratori devono essere trattati altrettanto correttamente da questa amministrazione.